Sono Cecilia Nicolini, ho 26 anni e vivo a Codogno. Sembra una biografia come tante, quella del nuovo palleggiatore della futura Volley Giovani, approdata alla Corte dei Forte da Offanengo e pronta a caricarsi sulle spalle la nuova stagione delle Cocche, iniziata appena qualche giorno fa. Per lei è però una ripartenza ancor più speciale, perché se tutti hanno vissuto l'emergenza coronavirus sulla propria pelle, a Codogno per primi hanno dovuto affrontare l'apprensione della zona rossa. Oggi è finalmente tornata in campo, con il sorriso di chi davvero non vedeva l'ora di ricominciare. Per me è una ripartenza a tutti gli effetti, un po' per tutti, per me è un po' di più, nel senso che io sono ferma da più tempo degli altri, perché abitando a Codogno sono entrata in zona rossa il 23 febbraio, se non sbaglio, e questo mi ha impedito di continuare ad allenarmi con la mia squadra, che allora era Offanengo, che è andata avanti ad allenarsi fino a che, insomma, tutta Italia è diventata zona rossa. Quindi ho vissuto veramente momenti di difficoltà, oltre che legate alla pallavolo, anche a tutto quello che era il contesto. Quindi ho voglia di ricominciare quest'anno più che mai. Sono contenta che iniziamo in anticipo, perché non ce la facevo più, avevo bisogno di ricominciare la mia quotidianità e il mio lavoro. Quindi sono molto felice. In quei giorni non è certo rimasta sola. Resterà nella storia quella foto insieme alle sue ex compagne di squadra di Offanengo, che al confine della zona rossa gli hanno portato un pallone per fare qualche passaggio e sentirsi sempre vicine. È diventato un po' un simbolo quella foto, non pensavamo che creasse tutto questo, diciamo, clamore, però è stato un bellissimo gesto. Io avevo sentito Noemi Forza, che era il mio capitano, quella mattina, e scherzando le avevo detto: dai, ma vediamoci sul confine, portami una palla che almeno mi alleno. E allora mi ha portato, vabbè, oltre dei dolcetti, mi ha portato la palla e abbiamo fatto due scambi con l'esercito, che ci guardava un po' male, però è stato un bel momento, ma mi ha aiutato tanto quel gesto lì in quei giorni.